situazione del pronto soccorso fosse sotto controllo e assolutamente non riconducibile a quella descritta. Grazie Assessore Balocco. Passiamo alla 1457 del Presidente Monaco. Poliambulatorio di Giaveno, quale futuro per i servizi di cardiologia, di fisiatria, fisioterapia? Nuovamente risponderà al posto dell'assessore Saitta l'assessore Balocco. Prego, Presidente Monaco. Grazie Presidente, grazie Assessore. Mi spiace che non sia presente il titolare dell'assessorato perché credo che in qualche modo sia successo qualcosa di atipico e anomalo e quindi forse mi sarei aspettato una notizia diversa da quella che oggi in parte già conosco e che sottolineerò nello specifico. Per andare a presentare brevissimamente, che succede? Da anni queste strutture cosiddette declassate o riqualificate, vengono definite riqualificate ma di fatto sono declassate strutture sanitarie sui territori, ebbene emerge che alcune di queste strutture dove bisogna offrire il massimo del supporto anche in virtù della qualità e della tipologia di popolazione che insiste su quei territori, faccio nella fattispecie un posto come Giaveno, popolazione anziana, multipatologie e così via. Negli ambulatori l'unica cosa che è rimasta di fatto in quelle strutture, il cittadino si rivolge, prende spunto da una segnalazione, ma poi in realtà è una segnalazione a denuncia da parte di tutele di associazioni che tutelano i diritti degli ammalati, ma arrivano moltissime altre segnalazioni. Il paziente cardiologico arriva prenotato allo sportello, quindi al suo ambulatorio, risposta: ah, ma in agenda il cardiologo è andato in pensione, che non è un evento proprio come gli fosse cascata la pietra in testa, ma ampiamente previsto e prevedibile da qualunque ente e amministrazione pubblica che sia degna di questo nome, il paziente viene rimandato indietro. Analogamente succede per altri servizi. Mi è scappata la battuta di far notare, a fronte di decine, centinaia di segnalazioni sul disservizio o ridotto servizio degli ambulatori di fisioterapia, ebbene non l'avessi mai fatto, trovo che risponde non l'assessore che ai lui per anni è stato segnalato in quest'Aula come il portavoce di Moerano, a cui riconosciamo massima stima e rispetto per il lavoro tecnico che ha fatto, e quindi potremmo anche ovviare al tema che l'assessore fosse in qualche modo il portavoce di un grande tecnico, presunto tale a seconda dei giudizi e pareri di merito, ma mi risponde il direttore generale, che va a stigmatizzare il fatto che piuttosto che sottolineare che ben 10 ore sono state sottratte a quel territorio, invece è il professionista che nella fattispecie gestisce delle agende, glielo ricordo ma secondo me gli è sfuggito, delle agende che sono solo ed esclusivamente per le prenotazioni domiciliari, e la parte informatica, decine di pazienti arrivano e si trovano fuori quota perché dimenticati di essere avvertiti. Allora, poiché io ho il massimo rispetto sia del direttore Boraso che del lavoro che sta facendo, probabilmente a qualcuno gli è venuta la mosca al naso, gli è passato un foglio e lui lo ha scritto. Io adesso mi aspetto, proprio in virtù di quanto detto prima, che l'assessore gli abbia mandato una risposta che superi quanto detto dai giornali e ci dica qualcosa in più, altrimenti ci rivolgiamo direttamente ai direttori generali che si sono sempre autoconsiderati direttori e re di repubbliche indipendenti di potere. Non è casuale la coincidenza di due sistemi costituzionalmente opposti, il re e la repubblica, non è incidentale, non è casuale, non è per errore. Allora, poiché questi signori, io nella mia vita ho visto passare decine di direttori generali, l'azienda, ricorderei all'Aula e a tutti, e sarebbe un bene farlo di default, prenderlo questo tema, le aziende sono fatte dal personale, dalle strutture e dalle strutture anche edilizie. Mi scusi se ho rubato qualche secondo in più. Secondo me non è casuale che di parte in parte si rincorre a vedere quali palazzi bisogna costruire piuttosto che farli bene, piuttosto che pensare alle migliori condizioni che dobbiamo offrire a personale e utenza. Mi dispiace, Assessore Balocco, che lei sarà risposto a scrivere meno di quanto ci ha detto il Direttore Generale. La ringrazio e chiedo scusa. Grazie Presidente, la parola all'Assessore Balocco. Come ovvio non potrò rispondere compiutamente a quanto
lei ha aggiunto in questa sua introduzione alla sua mozione, perché evidentemente tocca aspetti che vanno al di là delle mie competenze, naturalmente. Mi viene semplicemente però da sottolineare un aspetto, che quelle strutture ospedaliere che, come lei dice, sarebbero state declassate, dovrebbero in realtà soddisfare un'esigenza che è sempre più importante, una domanda molto forte che sta venendo dai nostri territori, che è quello proprio, da un lato, delle attività di riabilitazione e di recupero in situazioni anche di cronicità sempre più ampie, legati anche all'anzianità dei nostri concittadini, di noi stessi, e dall'altro quello di un'offerta ampia di attività ambulatoriale e diagnostiche, che invece oggi è ancora probabilmente non sufficientemente ampia. Lei fa riferimento nella sua interrogazione proprio a questi aspetti legati ai problemi che si sono creati a Giaveno rispetto proprio all'attività ambulatoriale, quindi alle attività di natura diagnostica. Lei conosce la situazione, conosce in gran parte anche la mia risposta, o meglio la risposta che è stata confezionata dalla direzione della sanità, e cioè il fatto che sia legato in parte alla questione del pensionamento del responsabile della cardiologia di quella struttura. In questa risposta si dice che dal 1 aprile queste situazioni di precarietà verranno definitivamente superate. Per quanto riguarda invece al servizio di fisiatria, si sottolinea come questa situazione di difficoltà sia dovuto proprio al passaggio da un'agenda cartacea a un'agenda informatizzata, almeno questo mi dice la risposta, e questo avrebbe delle conseguenze anche in questo periodo di passaggio. Per quanto riguarda invece l'attività dell'ospedale, dell'attività di Giaveno, si conclude dicendo che i volumi di offerta garantiti al servizio di recupero e riabilitazione funzionale presso il polo di Giaveno sono rimasti immutabili, sebbene con diversa disposizione.